Palla del Milan che manovra da dietro con Tomori, Romagnoli, ancora fascia da capitano al braccio per lui, e poi vedremo quando si ristabiliranno le gerarchie, perché sapete benissimo che Chiaer è appena tornato in settimana a Milanello dopo la grande avventura dell'Europeo con la sua Danimarca, e secondo me sarà proprio Chiaer a indossare la fascia da capitano. Ripetiamo la formazione con Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic e in panchina c'è Olivier Giroud e secondo me in campo lo vedremo almeno nel secondo tempo. Occhio Hernandez, scambia due volte, prima con Krunic, adesso con Leao. Leao sulla sinistra, Leao va via, Leao rientra, Leao, grande giocata, Rigore! rigore! Ma com'è? Ma no, sgambettato! L'ha Ma questo è sgambettato! rigore! Era rigore, invece l'arbitro Vedi? fa, ma Vedi? Questo è rigore tutta la vita! L'azione, ma se non mi danno un rigore così in campionato, ma entro nella nel televisione! Replay. Ma va, spiegami sei il bene Milan, che cosa è figurati se non te lo successo! Ma smettila, parli tu, parli! Allora, parla Michael Cuomo, che ha gli occhi foderati di rossonero, poi dopo voglio sentire anche gli altri che non hanno interessi. No, Michael, è entrato in area di rigore, Leao ha saltato bene un avversario, si è presentato davanti a Dante, se non vado errato, era lui? O era Dante o era Camara, comunque uno dei due centrali. Centrali, ha sterzato molto bene sul destro, aveva superato anche quell'avversario, è stato messo giù. Questo Atterrato. Era rigore tutta la vita. Qua secondo me non hanno neanche i guardaline e quindi Graziano, non credo ci sì, sia il no, VAR. A parte le battute era rigore netto. Secondo me ma era rigore tutta la giusto. vita, eh. Beh, però dai, adesso attaccarsi a un calcio di rigore è un amichevole, mi sembra un po' eccessivo. No, però capito, poi se perdi però ti rompono le scatole. E allora dacci rigore, vai su 1-0. Dai, lascia stare che se cominciamo che con un rigore poi li senti. 54 minuti, secondo la teoria di mister Antonio Sala, tra 6 minuti, anzi 5, tra 3 secondi dovremmo vedere l'ingresso di Olivier secondo Giroud, il nostro numero 9. Al 60esimo fa 3-4 cambi il Milan. E io voglio vederlo, tu lo vuoi vedere, Vito? Come no? Cioè, tutti lo vogliono vedere, cioè, è l'acquisto, non so, più importante del mercato rossonero. Insomma, mi ha preso un top, che era un top, insomma, adesso. Intanto va via il giocatore del Nizza, ne supera tre mettendoci il fisico, occhio perché Ndoye la allarga, occhio al Nizza perché viene avanti sulla terra, sinistra, occhio all'avanzata del giocatore, è ancora a terra, c'è ancora a terra un compagno, ma loro se ne infischiano, rigore. È del rigore, no, no! Ma no! Hai visto, te l'ho detto, ma per carità, questa volta ha dato ma rigore se alla Nizza, hai visto la maglia rossonera, sei confuso, per favore, finisco, hai visto la maglia rossonera, cerchiamo di fare chiarezza, che cosa è successo. Ma cos'è sta roba? Che cosa è successo? Raccontalo agli amici che non stanno vedendo la partita e possono solo ascoltare. Ma cosa è successo? È successa una vergogna. Questa è simulazione. Una cosa che veramente se ma succedesse scandaloso. A me e io fossi un giocatore mi farei esperire per proteste. Per proteste. Sicuro. Intanto c'è il giocatore del Nizza Terra. C'è dolorante. Un giocatore del Nizza Terra che va fino. Ah no, questo qua è quello che si è fatto no, male. Ma non, non facciamolo arbitrare più questo, perché uno che si fa una roba del genere. Allora da Cugna Terra si è fatto male da solo. L'azione prosegue, fallaccio su Teo Hernandez che però resta in piedi, arriva il Nizza ancora in area di rigore e un giocatore cade a terra da solo, non cade a terra, si butta, si butta ma perché in una maniera plateale deve aver avuto un mancamento sentendo quello che stava gli scambi che proponeva guarda. In Lombardia. Beh, effettivamente è caduto 2 ore dopo. Ma cos'è? Sì, ma è chiaro che è il colore della maglia che ha distratto l'arbitro. No, vai, bravo Graziano. No, mi sorprende come. A che ore sono a Tokyo, scusami? A Tokyo? Sono 12 ore avanti, no? No, 7 ore avanti, sette. Se non vado errato. A che ore sono a Tokyo? Alle 4.50 stanno ancora facendo la gara di tuffi. Cioè, io veramente non lo so. Ma cos'è sta roba? Insomma, c'è un calcio di rigore per calcio il Nizza. Per me... Ghirighiri? Lui? Per me lo sbaglia. Ecco, questa è la previsione di Michael. 58 minuti. Non di parte. È quotata. Mamma mia. Ti do il sogno e ci sto guadagnando. La casa non hanno visto, ma possono capire che cosa ha fatto Catarusano. Gol del Nizza, ma io avevo detto, per me lo sbaglia. Ma non è che non ci ho preso io. È che Catarusano mi ha ascoltato e ha detto, piuttosto che dar ragione a Cuomo, io lo faccio passare. Vito, che cosa ha fatto Catarusano? Ma sotto la pancia, ma cosa voleva? Ma dai, ma ho sotto il braccio, forse non lo so, fa vedere. Graziano, bisogna trovare un'alternativa. Non l'ha presa. È andato in ritardo, maledetto. È in ritardo, bro. Ritardo, ma di brutto. Graziano, ti avevi do ragione. Il soglio e ci sto smenando.
Senti, va bene tutto adesso, però veramente io te lo tolgo il microfono, non è che te lo faccio. Cioè, ma come ha fatto a non prendere quella palla? Ha tenuto il braccio corto, ma guarda, siamo al 60esimo e come avevi detto tu, Antonio, bravo, Antonio, è arrivato il momento di Olivier Giroud, il debutto con la maglia del Milan. Quindi la sua prima dentro partita, Giroud amichevole dopo 3 soli allenamenti, lo vedremo all'opera. Mezz'oretta. Dentro Giroud, Ballo Touré, Castilleco, la partita. Dentro Giroud, Ballo Touré, Castilleco e forse anche Daniel Maldini, se non vado errato. 4 nuovi innesti. Abbiamo un attaccante, grazie al cielo. Fallo su Krunic. Ma basta! Ma basta! Ma quali diamo e scherziamo? Ma io non veramente, oh, ma questi... Troppi falli, ma tirano calcio a destra e sinistra, fischiati, ma basta. Da parte di, fallo della, di Rosario, intanto ne approfitto, Luca, interista, dice comunque non si leva il nuovo portiere in un amichevole. Pioli forse ha già dei dubbi. Non è colpa visto di Pioli. No, no, ma che... E poi Tatarusano, insomma, mi sa che serve un altro portiere, come suggeriva Graziano Campi. Andiamo ancora in cronaca con Benitez, si chiama? Rafa, sì. Benitez. Rafa Benitez è il portiere del Nizza. Il portiere, no, Rafa Benitez, sì, è l'allenatore. Sì, lo so, lei soprannominato tu, però Benitez è il suo cognome. Penso di sì. Così, come pensi? Così dice no. Sofascore. No, scherzo, è lui, è il caro Rafa Benitez. Calcio di punizione, dalla a Giroud e ci abbracciamo. Dalla Giroud ci abbracciamo, pallone dentro di Krunic. Giroud! Ma datemi il numero 9 e ci abbracciamo. Per favore. L'ho detto. Gira e ci segna, dai Giroud. E allora Giroud è entrato dalla 3 a gira segna, dai Giroud. E va. Gira segna, dai Dopo Giroud. Dopo solo 5 minuti dall'ingresso. Gira segna, dai Giroud. Olivier Giroud. Dai, adesso non mi dire che è vecchio anche lui, pareggio, per favore, va. Il Nizza è gol. Guarda lì. Testa di senza paura. Ancora, va. Insomma, un ottimo debutto. Mamma, per che gol che ha fatto. Ci ha messo 5 minuti. Hai visto? 5 minuti. L'applauso anche di Mister Pioli, che mamma mia, un milione. La squadra, intanto c'è un cambio anche. Entra l'ex Juve Lemina. Mamma mia, Giroud, che bello. Ha già fatto più di Mandzukic. Andiamo avanti. Andiamo a fare il 2. Vabbè, dai. Andiamo avanti. No, con poverino Mandzukic. Ormai è andato Mandzukic. Si è decurtato. No, perché qualcuno mi è venuto a raccontare che abbiamo preso un altro Mandzukic. Qualcuno. Ah, appunto. Mamma chi è stato mia. Fai i nomi. Ma che nomi? Dovrei farti un elenco che Bolognesi deve fare gli straordinari fino a domani mattina alle 5. Ti sei difeso segnato, bene. Hai segnato con chi doveva segnare, che è il tuo numero 9, al primo pallone toccato, e non è stato neanche un gol così tanto per. Non è stata la ribattutina o l'errore del portiere, è stato un gol bellissimo. Hai subito un rigore che non sta né in cielo né in terra e ma ti no, porti dai. Pure a casa un rigore che non ti hanno dato. Questi tra una settimana giocano il campionato, tu sei a 2 settimane, anzi quindi... 3, di ritiro, ed è la prima partita vera al Milan che gioca, perché le altre due con un club di Serie C, con due club di Serie C. Molto quindi il giudizio positivo per Michael Cuomo, no, non è convinto, no, invece no, Antonio no, Sala, no, che no, dubbi hai Antonio? Mi fermerei a un buon allenamento, fine, perché è la prima partita, diciamo, abbastanza impegnativa, il Milan ha fatto una però non andrei oltre, non creerei. Quindi c'è bisogna aspettare test calma, più importanti, calma, quello calma. Della, quando è, Michael, c'è il 14, c'è il Siviglia, c'è il Valencia, poi c'è il Real Madrid, il 4 per Valencia. Cui direi piedi ben saldi a terra. Andiamo avanti con la preparazione. Fatemi sentire Graziano invece. Sì, no, hanno ragione entrambi. È una partita che ha dato buoni segnali, ha dato molto entusiasmo sicuramente a Giroud, che ha trovato il gol. Rivediamo Maignan alla prossima e alla prossima ancora, perché gli diamo comunque tutto il tempo. Mi è piaciuto Tonali. Tonali ha chiuso bene, è partito, si è abbassato, ha impostato. Lui e Romagnoli, secondo me, sono stati tra i migliori in questo Milan.